Che stai facendo? Stai pensando. La finestra aperta. Con la finestra aperta. Parliamoci chiaro. Che cosa ti ha detto? Metafore. Metafore? E chi tanti se mai parla così difficile? E che metafora ti ha fatto? Fatto. Gli ha detto. Mi ha detto che il mio sorriso si espande come una farfalla sul mio volto. E poi? Quando mi ha detto così io ho riso. Il tuo riso è come una rosa, una lancia che si sfila, un'acqua che prorompe. Il tuo riso è un'onda d'argento repentina. E allora che avete fatto? Sono rimasta zitta. E lui? Cosa mi ha detto? No, cosa ti ha fatto? Perché il tuo postino, oltre alla bocca, tiene pure due mani. Non mi ha neppure toccata. Ha detto che era felice di stare accanto a una giovane pura. Come sulle rive del bianco oceano. Mi piaci quando taci, perché sei come assente. E tu? E lui? Anche lui mi guardava, poi ha smesso di guardarmi negli occhi. Ed è stato un bel pezzo a guardarmi i capelli, senza dir niente, come se stesse pensando. Figlia mia, basta! Quando un uomo comincia a toccarti con le parole, arriva lontano con le mani. Non c'è niente di male nelle parole. Le parole sono la peggior cosa che possa esistere. Preferisco mille volte che un ubriacone al bar ti tocchi il culo con le mani, anziché che ti dicano che il tuo sorriso vola come una farfalla. Si espande come una farfalla. Io volo, si espande io stessa. Ma ti sei visto così come ti vedo io? Basterebbe sfiorarti con un'unghia per farti cadere. Ti sbagli. Lui è una persona seria. Quando si tratta di andare a letto non c'è differenza fra un poeta, un prete o addirittura un comunista. Nuda. Sì, sì.